Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Elden Ring. Vabbè, effettivamente avevo detto che non avrei fatto più video, a meno che appunto non avessi ricevuto richieste e così via, ma tutto sommato, ora che ci penso, alla fine, nonostante io abbia appunto in corso sia Nioh 2 che Dust Analysian Tale, volendo si può gestire la cosa. Certo, sono tre giochi impegnativi, e soprattutto appunto per il mio modus operandi, di come tratto i giochi, no? Però alla fine un video ogni 2 settimane di Elden Ring, volendo, lo posso anche fare. Poi qualora la serie piace e me la chiedete, posso aumentare il tempo di registrazione, posso fare più video, ecco. Allora, nell'ultimo video avevo provato, cioè vi avevo fatto vedere Margit, il presagio implacabile, e ho preso una mela di legnate, vabbè, era chiaro, non sono sufficientemente livellato per poterlo sconfiggere. Cioè, non che non si possa sconfiggere adesso, però insomma, alquanto tosto. Quindi carichiamo la nostra partita, che ci eravamo fermati appunto qui alla rocca della tavola rotonda. Ed è molto importante la rocca della tavola rotonda, appunto per poter potenziare le scudi, armi e quant'altro. Allora, Spadone del Vassallo non posso ancora metterlo, a parte che poi valuto di usare la Claymore, la mia arma prediletta, appunto. Parliamo con qualcuno, vai, iniziamo a parlare con gli NPC. Con lui, ad esempio, non abbiamo parlato. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Comunque non so se le notate, ma non so, vedete un po' che si sminchia, tipo guardate sui vestiti, guardate. Vedete che fa degli effetti strani, non riesco a capire per quale motivo. Se è un problema di prestazioni o, cioè, non so se ci fate caso, magari nel video non si nota, eh. Comunque, qua potete studiare eventualmente gli incantesimi se volete fare i maghi e così via, i castatori, ma a me non interessa, anche perché io sono di base tank, quindi. May the Golden Order shine through you. Anche adesso che ci sto facendo caso lo fa quell'effetto strano, ma lo vedete il mantello come fa? Ma che roba strana, comunque da quando hanno fatto le ultime patch, sto gioco ha un po' di problemi, a livello di dettaglio grafico in alcuni punti. Prima non li avevo notati, sinceramente. Dobbiamo parlare anche con lui. Mi raccomando, non andate qua ora perché prendete una mela di schiaffi. Qua sotto andateci poi. Io vorrei anche andare avanti nel gioco, cioè nell'open world, quindi non mi voglio soffermare troppo sul parlare momentaneamente, ecco. What do you need? I have little time to spare. At the notion you are but a visitant here, then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace.
lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Per una maggiori sono scusate. The doors to the round table's inner chamber will open and you will receive the wisdom of the two fingers. Le rune maggiori sono molto importanti e danno bonus molto importanti, ma ne parleremo a tempo debito. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. Allora, ho una chiave della spada di pietra. Sì, però ce ne vogliono due. Qua ci sono due porte da aprire, ragazzi, con la chiave della spada di pietra. Qui potremo accedere avanti dopo questa porta. Qua è importante poi, ragazzi, qua. Qua dai resti delle vergini gemelle è possibile offrire un globo cinebro. Praticamente i globi cinebri sono oggetti che otteniamo in giro o eventualmente uccidendo vari NPC ci viene rilasciato appunto questo globo e ci permette di ottenere vari oggetti, tra cui anche ad esempio gli oggetti per la forgiatura. Qua se avete le rune potete acquistare, come potete vedere, un po' di robe, ad esempio potete acquistare le chiavi della spada di pietra, ma quelle se ne trovano in giro, potete acquistare il pugnale, spada lunga, scimitarra, ascia da guerra e altre cosette. Comunque non mi voglio soffermare qua, perché poi sennò ci perdo veramente troppo tempo. Mi chiedo se ci sia un modo per avere un dialogo con questo personaggio. Io nelle mie run non sono riuscito mai a parlarci. Allora, facciamo così, parliamo anche con lui e poi andiamo via. Ah, hello. You must be new here. I'm well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. Okay, abbiamo... She's such a little tomboy. Abbiamo esaurito i dialoghi, mi sa. Sì. Allora, per uscire dalla tavola rotonda, ragazzi, dobbiamo premere il touch del joystick. Ah, qua se volete potete usare, appunto, è come se fosse un'enorme grazia, vedete questa. Potete appunto depositare gli oggetti e così via. Tra l'altro, sì, io deposito qualcosa che non uso perché tanto... Non mi piace avere l'inventario pieno di roba, ecco. Ah, le cenere di guerra, ragazzi, poi vabbè, vi spiegherò come funzionano. Ce ne sono veramente tantissimi di cenere di guerra, qualcosina vi avevo già spiegato nei video precedenti. Allora, andiamo via da qua. E io direi, allora, potrei tentare, anche se è un po' un azzardo a dire il vero. Qua ad esempio c'è una grazia che non ho attivato, se non vado errato. E qua potrei tentare di andare a fare il drago di Aghil. Cioè, scusate, il drago Aghil. Però mi sa che mi rompe il culo, eh. Anche perché mi sa che a questo livello mi uccide con un colpo. Vabbè, proviamo, tanto al massimo si muore. Io non so perché, ripeto, magari dal video non si nota, ma se guardate attentamente il mantello è come se scattasse, non so se si nota. Si vedono come delle interferenze sul mantello, non so spiegarvelo. Non so se è un dettaglio di cui vi siete accorti. Ma che roba brutta.
parte che vabbè, io poi ci tengo i dettagli, è una cosa che non ci avevo mai fatto caso, sinceramente. Tipo qua, anche no, anche qua lo fa. Io ripeto, io sto gioco non l'avrei fatto open world, assolutamente non l'avrei fatto open world. Qua c'è una marea di roba da fare, ad esempio ragazzi qua sotto c'è una grotta. Proviamo ad andare a fare il drago, anche se ripeto non è una buona idea. Ripeto, da quando hanno fatto le ultime patch di aggiornamento il gioco ha dei pesanti cali di frame, oltre ad un popping texture che oltretutto altre volte si vede e a me personalmente dà molto fastidio. Spero che sistemino perché veramente, boh. Cioè, le prestazioni sono importanti. Cioè, proprio anche per un discorso visivo, non solo per un discorso di prestazioni a livello di gameplay. Ma quanto sei stronzo e tua mamma qua. Ma quanto mi stanno sul cazzo, dai, muoviti. Dai. Ma ho parato. Ah, forse mi ha colpito. Mi miri l'altro, grazie. Novità, testa di libello la gigante, questa serve probabilmente per la creazione degli oggetti. Vedete, sì. E dicevo, qua ragazzi, come potete vedere, esce il simbolo dell'invocazione. Solitamente il simbolo dell'invocazione lì a sinistra, la tombina, esce quando appunto c'è un mid boss o un boss nei paraggi. Facciamoci una bevuta giusto per essere a full vita, ma non è una buona idea appunto andare adesso ad affrontare. Il drago, però un tentativo facciamolo. Allora, se lo affronto a cavallo ho buone probabilità di sconfiggerlo. Se lo affronto così ho scarse probabilità di sconfiggerlo. Adesso vedete che arriva e brucia tutti i non morti là. Ho già sul mio canale ci sarà, c'è anche un video tutorial su come sconfiggere i draghi. Draghi, oddio, questa è una viverna, non è un drago. Oh, là c'è uno dei granchioni, andiamo a farlo fuori, va. Questi qua sono pericolosi, ragazzi. Come si è buggato male. Che roba brutta. E tra l'altro è buon per me. Cioè io riesco a colpirlo, ma lui non riesce a colpirmi. Beh. Non lamentiamoci. Giglio di Trina. Sempre un materiale per la creazione, credo, eh. E qua adesso arriva il drago, eh. Questi qua, come potete vedere, con il colpo caricato li stordite e poi potete ucciderli. Anche se non ne vale la pena, vi danno pochissime rune. Fior veleno. Sì, non sto a leggervi tutta la descrizione perché altrimenti cresce nei terreni tossici. Da dove arriva che non mi ricordo? Eccolo, guardate. Allora, potete attaccare anche le ali, come potete vedere. Potete attaccare varie parti del suo corpo, merda. Dovete cercare di stargli vicino, eh. E colpire i piedi eventualmente. Qua potete colpire la testa. Sì, ma non mi ha fatto. Non mi ha fatto merda. Non mi ha fatto l'attacco in salto, ve lo giuro. Ho schiacciato, ma non me l'ha fatto. E dicevo, dovete cercare di stare sempre vicino al drago, eh. Vediamo come si comporta. Ma comunque il gioco scatta. No, ho schivato troppo prima.
Il gioco ha seri problemi di lag, roba brutta, devo dire. No, prima non faceva così. Da quando hanno fatto gli aggiornamenti è abbastanza schifoso da quel punto di vista, mi spiace dirlo, eh. Mi dà un bel po' di problemi, eh. Vediamo se riesco a colpire la testa. Questo spadino è un po' duro a colpire la testa. Ottimo, qua si è stordito e posso approfittarne per colpire qua. Vediamo se riesco a fare una cosa. Ok, potete, vedete, colpirlo con un colpo pesante e poi fargli anche il critico, avete il tempo di fare anche quello. Occhio. No, ho sbagliato la schivata. Eppure non mi sembrava sbagliata. Tenete sempre sotto l'occhio la merda. No. Peccato, vabbè. Beh, l'ho portato a buon punto, considerando anche che stavo usando un'arma sostanzialmente non efficace contro questo drago, almeno non adesso. Cioè, se avessi avuto un'arma più potente probabilmente l'avremmo vinta. Beh, ci abbiamo tentato, quindi no problem. Ecco, io recupererei le anime, visto che anche poche anime nelle fasi iniziali dell'avventura sono importanti, quindi la cosa interessante è che poi lui rimane lì, vedete? Recuperiamo le anime, ragazzi, e andiamo da un'altra parte. Tanto sono lì. Potrei batterlo a cavallo, ma preferisco batterlo appunto corpo a corpo appena sarà il momento. Madonna, ma che brutti sti caricamento di texture, porca puttana. Spero che From Software rilasci una patch che sistema ste cose, perché ripeto, vi assicuro che nella mia prima run non era così brutale il caricamento di texture e altri, anche dei problemi di cali di frame, eh. Con lui avevamo parlato, ragazzi, mi sembra di sì. Oh, well done. Well done indeed. You made it through that entire mess all the way to Stormvale. And off you trotted to the Round Table Hold. My sincerest congratulations. But how did you find the Round Table? Oh, you don't have to say it. Before, the Round Table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beens. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the Round Table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Ah, then you're interested. A wise choice indeed. To join the Round Table proper, you must acquire a great rune and request audience with the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, the tarnished. Yes. Pay them a visit. So that you may see for yourself. Andiamo, se abbiamo esaurito i dialoghi. Challenge Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Figo Godric. A great rune. Decrepit he may be, but a demigod he remains. And of course, an inheritor of a great rune. Worse yet, I hear old Godric's acquired a ferocious new toy to graft. So, prepare for the worst. What's the matter? Aren't you supposed to be earning your place at the Round Table Hold? Then you must face Godric the Grafted, Lord of Stormvale. For without a great rune, you will not be with the two fingers. Okay.
Allora, io a sto punto, ragazzi, direi di iniziare a fare qualche grotta così per salire l'esperienza. Allora, qua ce n'è una, ma la faremo poi. In teoria lì ce n'è una. Sarebbe molto importante anche andare qua. Qua, ragazzi, troveremo un, chiamiamolo un mid boss, che però al momento è molto forte. Non credo di riuscire a sconfiggerlo, però ci darà un'ottima arma. Se non sbaglio, qua otteniamo la zana del limiere. Fa sanguinamento ed è veramente una grande arma. Ma eventualmente adesso iniziamo ad andare un po' in giro. Andiamo di qua, va. Sentinella dell'albero, ce la facciamo poi più avanti. Andiamo di qua, va. Vedete là quell'isolotto là, ragazzi? Quell'isolotto là che si vede. Ci si arriva, vedete che là c'è un buchetto, ecco, dobbiamo fare una caverna, se non sbaglio che è qua sotto, e tramite la caverna poi sbucheremo qua. Tra l'altro qua c'è un gigante. Dovrei riuscire a farlo fuori in teoria. Il salto è molto semplice da evitare. Schivate all'ultimo. Vediamo se riesco. Ok. Merda. Dai, riprenditi. Ho schivato. Oh, te non schiva comunque. Ma cazzo! Poi veramente in Elden Ring i colpi rallentati che fanno mi stanno troppo sul cazzo. Cioè, quello che non mi piace del gioco è mischiano troppo attacchi veloci e attacchi lenti. Cioè, a me personalmente come cosa mi fa abbastanza cagare. Non mi piace proprio. Senza contare la visuale in sti scontri che è abbastanza pessima. No, io ho sbagliato. Ah, che merda. Io ho sbagliato io. Infatti lo ribadisco bene. Il gioco indubbiamente mi è piaciuto, ma niente a che vedere per me con Dark Souls 3. Cioè, Dark Souls 3 per me è molto più bello. Poi vabbè, io sono di parte, a me l'open world dopo un po' mi sfarcella il cazzo. E poi, come ho già detto, il gioco non è ben bilanciato, assolutamente. Sotto vari punti di vista. Vabbè, qua non ho giocato bene io. Se mi avessero dato una visuale migliore, però magari. Prima cosa da fare è recuperare queste. Sì, a cavallo ovviamente. A cavallo è un po' più facilino. Però. In testa si stordiscono. Bene. No, facciamo così, va. No, ho sbagliato. Dai, ok. Sto tentando di fare gli attacchi in salto per stordirlo, appunto. Che ma la visuale però veramente, porca puttana, oh. No. Che palle. Grazie. Io avrei dato più di 1000 anime, ad esempio, una volta avevo 1500, 2000, 1800 le avrei date. Dopo l'uccisione di quei giganti qua. Vabbè che poi le anime non sono un problema, cioè le rune, vabbè, si fanno sua manetta. Qui
Quei nemici là, ragazzi, ve li avevo fatti vedere in un mio tutorial. Come mai c'è l'evocazione qua? C'è un boss, forse, di notte? Quei nemici lì, ragazzi, soffrono molto. Gli attacchi potenti e gli attacchi in salto. Però sono molto coriacei. Infatti, ragazzi, vanno colpiti alla testa, eh. Vedete? Alla testa, lì. Qua. Una volta colpiti alla testa, possiamo fargli il critico. E dovete ricaricare il colpo. Sì, magari nel momento giusto. Vedete? Ricaricando nel momento giusto. E andate avanti così fin quando non lo uccidete, no? Aspettate un attimino. Caricate il colpo. Strano che non sia stordito. Vabbè. Giustamente doveva venirmi a cagare la minchia quello là piccolo. Non ho visto quanti anime mi ha dato, però. Ovaia di polpo di terra, che è sempre un materiale per la creazione. Benissimo, qua c'è uno scarabeo, ragazzi. Ce ne sono di vario tipo. Come potete vedere, questo è invisibile, però noi vediamo la sua strada. Quindi quando arriva vicino, più o meno, colpite per ucciderlo. Basta un colpo. Quindi ci rimettiamo qua, aspettiamo che passi e cercate di colpire nel momento giusto. Ora. No? Ma era giusto. Sembrava che era giusto. Tanto fa sempre lo stesso giro. E questo ci rilascerà poi una cenere di guerra. Ok. Cenere di guerra impronta spazzata. Usabile su spade, asce e martelli, tranne spade piccole e medie. Impronta spazzata, stringi l'armamento e abbassa il baricentro per meglio attutire l'impatto dei colpi. Se eseguita da un attacco potente permette di sferrare un fendente in spazzata. Usabile su spadoni, anche curvi, spade colossali, asce, armamenti da impatto e armi colossali. Allora prendiamo torrente, altrimenti ci metto 2 ore. Qua dovrebbe esserci un nemico in sta zona qua. Infatti là. Questo qua lo prendiamo in stealth, almeno gli diamo il primo colpo safe. Questi qua sono forti adesso. Ok. Anche questo è un materiale per la creazione. Prendiamo torrente. I teschi, colpiteli, che almeno vi prendete le rune poi da usare, le rune aure. Non ho visto quanta esperienza mi danno quelli. Allora qua andiamo a fare appunto la grotta che vi dicevo, che ci permetterà appunto poi di andare di là. Sbagliato. Ma no, perché? Legaccio, e anche questo è un altro materiale per la creazione. Allora, qua dovrebbe esserci l'ingresso della grotta, che è appunto qua. Qua, ragazzi, c'è un mercante nomade, eh. Questi è importante appunto parlarci, perché vi fanno acquistare a volte roba interessante.
Tra l'altro questo è un materiale, guardate. Farfalla ardente. What do you need? I don't want any trouble. Fa acquistare 5 boli neutralizzanti, questi sono utili appunto per togliere il veleno, ma io preferisco fabbricarli quando mi sarà possibile piuttosto che spendere le rune. Cazzo, costano 600 l'uno. Questo espande il nostro repertorio di creazione, il ricettacolo, ricettacolo dell'armaiolo 2. Freccia d'osso incendiaria, freccia d'osso incendiaria piumata, dardo d'osso incendiario, boli neutralizzanti appunto, che sono questi, quindi questo prendiamolo. Qua potete prendere la spada lama larga e il randello. Solo che ragazzi, comunque vedete, con un'ora di video cosa devo fare? Poco, perché essendo il mondo di gioco enorme si fa veramente poco. Adesso ci facciamo una grottina. Ah, queste sono le correnti, vedete? Ci permettono di andare in alto. Di tornare là in alto. La torcia l'ho presa, ragazzi. Sì, guardate, vi faccio vedere una cosa. Questo è un colpo caricato. 31, avete visto? Guardate con la torcia. 118, questi ragazzi soffrono il fuoco. E quindi è bene usare il fuoco qualora volete appunto ucciderli, eh. Sì, a parte che danno 16. Danno 16 rune, non vale neanche la pena. Allora, giusto per farvi vedere. Zampa di gallina e salamoia dorata. Dopo vi faccio vedere che cos'è. Ma porca puttana. Poi c'è quell'arciere. Devo farlo fuori quel figlio di puttana. Mica quanto mi stanno in culo gli arcieri. Dopo averlo abbattuto, ragazzi, non è morto, vedete? Dovete dargli il colpo di grazia perché si rigenera. Altrimenti. Avete rotto i coglioni, eh? Ok. Allora, andiamo a farci la grotta, ma ho tempo? Mezz'ora. La grotta è di qua. Cazzo, è caduto? Ma da dove cazzo è caduto questo? Boh, vabbè, comunque. Qua è buono utilizzare la torcia perché altrimenti non si vede una cippa, però. E avanti vi ricordo che troveremo un oggetto migliore della torcia, che almeno ci permetterà di usare anche il nostro scudo. È una specie di una lanterna appunto che si appende lì in basso e non dobbiamo usare la torcia. Vedete che se la tolgo non si vede una minchia. Il problema è che così non posso parare. Cioè devo affidarmi alla schivata, vabbè. Fai attenzione, imboscata. Ma che cazzo? Ma non gli ho detto di bere. No, ma che cazzo? Perdonatemi ragazzi, veramente non ho schiacciato il quadrato, non so che cazzo è, vabbè. Almeno non mi sembra. Sapete, no, sì, ho sbagliato, ho schiacciato il quadrato perché col quadrato in Horizon, sto giocando a Horizon Forbidden West e vi abbassate. Qua col quadrato bevete, mi confondo coi tasti. Qua non so se riesco a sconfiggere il boss, eh. Che poi vabbè sono dei mid boss, non sono proprio considerabili boss. Ok. Pietra arcobaleno. Salve.
Ma porca puttana, magari mette Thor in mira? Ma cazzo, le distanze, Andrea, le distanze però. Qua sono ben... Ah no, sono due. Vabbè, io direi di fare il backstab a questo, perché questo è cattivo, vedete. Questo è più grosso, quello faceva più male. Ok. Fortunatamente qua... Ah, posso anche evocare, come potete vedere. Anziano cavaliere Istvan. Però proviamo a farcela senza evocazione, tanto qua bene o male si vede. Qua però, ripeto, è tosta. Vediamo se riesco. Ci sono le creaturine e poi c'è... Vedete, quello grosso. Quello è il mio bersaglio. E come potete vedere, posso dargli il primo colpo. Anzi, ottimo. E già gli abbiamo tolto una buona porzione di vita. Qua la difficoltà è data da questo. Se non finisco la stamina magari. Tirasseli tutti contro, vi stuprano. Devo bere. Qual è quello con poca vita? L'altro. Che palle, vabbè. Devo andarmene. Che palle. Sì, qua era il caso di... Qua era il caso di evocare, eh. La medusa, quantomeno. Che due coglioni, mamma mia. No, è l'altro quello con poca vita, porca la puttana. Devo tenerlo in mieno. Il trucco è uccidere uno di loro due velocemente e appunto poi dedicarci all'altro. Qua avrei potuto tranquillamente usare la medusa, che di sicuro aiutava, però non ho voluto usarla. Una merda, comunque quando ci sono troppi nemici... Una roba scandalosa, veramente. Il problema è che adesso... cazzo, qua partono già in quarta, però. Ho schivato, porca puttana. Se schiaccio il cerchio, però non mi prendi il cerchio. Vabbè, non schiva, ragazzi, vi giuro. Boh. Ma qua evoco perché mi sono cagato il cazzo, ve lo dico. No! Dovevo evocare appena entro, pensavo che riniziasse come prima la boss fight, invece avete visto, se la prima volta che la fate potete dare dei colpi appunto gratis senza farvi colpire al boss, avete visto appunto quello stordito. Invece no, appena morite poi parte subito la fight, vabbè. Quindi prima cosa da fare è evocare. Non si vede un cazzo. E eliminare sti cazzo di teste di cazzo qua in giro. Che palle quando balzano così. Ok. Però devo muovermi, non la devono abbattere. No! Ma perché cazzo mi ha mirato quello? Ho
sto abusando un po' di attacchi in salto appunto per fare questo. No, vabbè, ma che palle! Minchia, oh! Era quello bassa vita, sì. No, è l'altro, cazzo! Vabbè, ma anch'io però sono sfigato, eh. Comunque un altro difetto grave per me di Elden Ring è cioè i nemici hanno la stamina infinita, fanno 6 miliardi di colpi, veramente non si fermano mai. In Dark Souls 3 e così via non era così così elevata sta cosa, cioè sì, erano aggressivi ma non così tanto. Sta cosa mi fa cagare, cioè mi fa proprio cagare, ve lo dico chiaro, mi fa proprio cagare il cazzo. E non mi fa l'attacco in salto. R2 l'ho schiacciato, eh. Ti ha rotto i coglioni, eh. Merda. Mo muoio. Con un'elevata probabilità. Merda. Ok. Attrezzi da sartoria. Ma porca puttana. Hai usato colpirmi? Agora cucito. Così impari. E appunto dopo aver fatto sti cagaminchia, possiamo andare sull'isolotto là, che è questo qua. Questo è ancora ostile. Merda. Allora, devo leggervi le cose che ho appena preso. Sì, qua ho dovuto usare la medusa perché ero troppo debole anche qua per fare questi boss, tra virgolette, adesso. Cioè, non è che ero troppo debole, tutti in gruppo, se avessi avuto un'arma che faceva più danni e più vita e così via, non avrei evocato. Nella mia run, la mia blind run, infatti l'ho fatta praticamente quasi tutta senza evocare. Allora, vi devo leggere. L'ago da cucito, grosso ago da cucito ricurvo, simile a una zanna. È custodito gelosamente da Bocchi, il semi-umano. Un personaggio che non abbiamo ancora sbloccato, eh. E attrezzi da sartoria. Setter cucito portatile. Può essere usato per alterare le armature presso i luoghi di grazia. Allora, dicevamo. Così imparate a rompermi i coglioni. Di qua si torna all'inizio della grotta, vedete, ma io devo andare di qua. Solo uno? No, cazzo, non è solo uno. Sembra di aver sentito un rumorino. Merda. Qua è un problema, non ho più fiale. Potrei morire. Ok. Adesso mi fermo, ragazzi, col video. Ripeto, per quanto riguarda Elden Ring ne farò uno ogni 2 settimane, vediamo adesso un po'. Perché sennò mi incasino troppo, comunque troppi giochi contemporaneamente e poi diventa un macello. Ed eccoci qua, siamo dall'altra parte. Occhio perché qua, se ci sono i granchiettini, probabilmente ci sarà anche uno dei granchi grossi, quindi onde evitare di fare cazzate, vado prima ad attivare la grazia qua in alto.
Eccola qua. Questo, ragazzi, è un santuario della comunione draconica. Ce ne sono vari sparsi per il mondo. Chiesa della comunione draconica, perdonatemi. E qui, una volta uccisi i draghi, appunto, loro ci rilasceranno i cuori di drago, che sfrutteremo appunto qui, se ne avete bisogno, ovviamente, non siete obbligati. Vedete? Tramite i cuori di drago è possibile sbloccare questi poteri qua, gli incantesimi. Io non li uso, quindi vedete voi poi. E sotto le statistiche richieste, questo 15 in fede, 12 arcano, questo 17 fede, 13 arcano e così via. Se non erro, non vorrei dirmi una cazzata, ma qua in alto cioè dovremmo avere un oggetto o qualcosa. A parte che infatti c'è un oggetto. Carne pregiata. Ma sotto qua ci deve essere anche uno scarabeo. Sentite il rumore? Il rumore si sente degli scarabei, eh? Ma dove? Eccolo. Merda. Pietra da forgiatura funerea, ragazzi. Una novità. Questa serve per portare... Allora, la pietra da forgiatura funerea è quella usata per le armi che si possono portare a più 10, gli armamenti speciali. Invece la pietra da forgiatura è quella che ci permette di portare alle armi... Cioè, le pietre da forgiatura sono quelle poi che servono per portare le armi a più 25. Ovvio, non questa. Vedete, questa rinforza gli armamenti fino a più 3. Io sto dicendo, quella funerea serve appunto per le armi che si possono portare a massimo più 10, queste a più 25. Allora, sì, non sempre gli scarabei vi lasciano le ceneri di guerra, a volte vi lasciano appunto le pietre funere e altre cosette. Ecco, i semi-umani là mi hanno cagato abbastanza il cazzo là nella grotta. Non ho gestito benissimo la boss fight, però... Il primo try era buono, cazzo. Se avessi ucciso velocemente il primo, probabilmente avrei ucciso anche gli altri. La cosa strana è che nella mia blind run, stando nella prima zona, l'altro non si era allertato. Cioè, è arrivato dopo che ho sconfitto l'altro, ma forse appunto quando emettono l'urlo, quando hanno emesso l'urlo, si è allertato anche l'altro, ecco. Io, ragazzi, mi fermo qua per oggi con Elden Ring. Ma livellare, direi di livellare poi, tanto adesso possiamo fare un livello, secondo me non ne vale neanche la pena. Per un livello. Io livello solitamente quando posso fare minimo 2 o 3 livelli per volta. Allora, benissimo. Valuterò poi da farsi nel prossimo video. Ma nel prossimo video, solita cosa, probabilmente un giretto così, livelliamo, magari andiamo a controllare questa zona qua, dovrebbe esserci una chiesa di Marika, dove ci sono le chiese di Marika, praticamente troveremo le lacrime sacre. Le lacrime sacre aumentano il recupero dei PV quando usiamo appunto un'ampolla cremisi. Ah, già che prima che mi dimentico. Fatemi utilizzare il seme d'oro, va? Vedete? Incrementa il ripristino delle ampolle. Mi serve la lacrima sacra che appunto si trova nelle chiese. Allora, dicevo, aggiungiamo una carica all'ampolla. Benissimo. Anzi, mi posiziono già per la prossima volta. Allora, la prossima volta... Devo già pensare un attimo il da farsi.
Sì, potrebbe lustrare qua, andare a fare questa grotta eventualmente. Magari la prossima volta ci perlustriamo questa zona, anche se non devo addentrarmi troppo perché ci sono alcuni nemici troppo forti. Adesso non mi ricordo se sono qua, ci sono gli orsi quelli grossi, quali adesso mi sfondano il culo. Ma sì, mettiamoci qua, dai, alla chiesa di Elle, poi eventualmente andiamo dalle parti dove c'è la... Andiamo a farci qualche grotta, vediamo un attimo. Bene ragazzi, io con Elden Ring mi fermo qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima. Ah, eventualmente poi se riesco a fare qualche cosa interessante nella mia partita, l'altra, quella dove appunto ho finito il gioco e tutto, vi faccio vedere magari se riesco a creare qualche bella build o qualcosa di interessante. Ne stavo facendo una per la doppia Claymore, poi se la faccio decente ve la porterò, altrimenti no. Bene ragazzi, alla prossima.